di voi appunto mancava di fiducia, siamo arrivati all'ultima sezione del corso, quella riguardante appunto cenni, non neanche ho usato dire introduzione, cenni di corrosione. In realtà quello che vedremo qua sono alcuni aspetti, ma veramente molto molto così a bollicello, su come si corrode un materiale, il perché si corrode. Quando parlo di corrosione parlo di un problema di aggressione da parte di un ambiente che contenga acqua a livello di liquido o di vapore, perché quando in realtà l'acqua è presente come gas o non è proprio presente, parleremo invece di ossidazione o ossidazione a caldo. Vedremo insieme qualche accenno sui possibili rimedi che si possono applicare, ma vi assicuro che insomma non è assolutamente sufficiente per potervi dire esperti in corrosione, per cui per approcciare la corrosione realmente occorrerebbero almeno un'ottantina di ore, e quindi capite bene che occorre un corso intero. Qui però faremo appunto qualche cenno di corrosione. Sostanzialmente la corrosione che cos'è? È esattamente l'opposto di quello che abbiamo visto quando abbiamo parlato della metallurgia estrattiva, quando abbiamo fatto il processo di produzione dell'acciaio, ad esempio. Nel quel caso il nostro primo problema era trasformare qualche cosa di non metallico a qualche cosa di metallico. Il nostro secondo problema era quello di eliminare le eventuali impurezze. Il nostro terzo problema era quello di aggiungere gli elementi desiderati. Questi erano i tre problemi fondamentali della metallurgia estrattiva. Nella corrosione abbiamo un processo che è termodinamicamente spontaneo, perché delta G è inferiore a zero, in cui il metallo tende a ritornare in una fase non metallica, con velocità più o meno variabili a seconda della lega che stiamo considerando e dell'ambiente con il quale abbiamo a che fare. Gli ambienti più comuni per i fenomeni corrosivi contengono elettrolite, sono soluzioni tipo acido, contenenti acido solforico, acido cloridrico, basico, idrossido di sodio, acqua di mare. L'acqua di mare contiene quantità enormi di cloro, c'è nemmeno un elemento, un ione particolarmente pericoloso per le leghe a base ferro, perché in qualche modo rende più aggressiva la soluzione stessa, anche se appunto si tratta di acqua di mare, c'è l'acqua in cui si fa il bagnetto, però dal punto di vista della pericolosità, dal punto di vista strutturale è assolutamente molto pericolosa per le leghe a base ferro, ad esempio. E vediamo per esempio qui sotto l'evoluzione della corrosione in acciaio basso legato in prossimità di acqua di mare, vediamo proprio che la superficie si deturpa e abbiamo una modifica morfologica superficiale con un attacco corrosivo generalizzato. Ma attenzione, come vi ho già detto, l'attacco corrosivo generalizzato non è quello più pesante. Vediamo qui una serie di categorie in generale. Per quanto riguarda la corrosione generalizzata, qui vediamo appunto sulla colonna a sinistra vedete quello che si vede dall'alto a vari ingrandimenti, e sulla colonna a destra un'eventuale sezione. I primi due esempi, corrosione uniforme e corrosione generalizzata, fanno conto di attacco corrosivo generalizzato tutto il pezzo. In qualche modo è un attacco corrosivo, può essere anche valutato abbastanza agevolmente. Prendete il pezzo, lo pesate e ne valutate la variazione nel tempo del peso. Notate bene che ho parlato di variazione e non di diminuzione del tempo del peso. Perché? Perché non è detto che un pezzo che si corrode in maniera generalizzata diminuisca di sezione, di volume, di peso, scusate, un'altra, la quinta ora, scusate, anch'io sto fuori. Ma potrebbe anche aumentare, perché se si formano degli ossidi aderenti, beh, è ossigeno in più che si fa mettere sopra, quindi il peso può anche aumentare, non è detto che diminuisca. Se però, per esempio, il prodotto di corrosione, il pulvero lento, si distacca, eccetera, il peso va a diminuire. Voi potete valutare, per esempio, quant'è la diminuzione di sezione nel tempo. Per esempio, un caso tipico è valutare la corrosione generalizzata, per esempio, mediante, che so, millimetri anno. Voi valutate come accettabile, per esempio, in una struttura zincata, che questa resista una decina d'anni, ma non perché per 10 anni questa qui, dopo 10 anni succede qualche cosa di particolare. Dopo 10 anni lo spessore zincato è andato via, sostanzialmente non riesce più a offrire una totale protezione dalla corrosione della vostra cancellata, ad esempio. Notate, questa cancellata sta qui da una decina d'anni e ancora ha dello strato di zincatura, quindi c'è sempre una certa protezione. Tecnicamente la roba zincata in ambiente non troppo aggressivo dura fra 10 e 20 anni. Sostanzialmente, quindi siamo ancora con certi margini. Se rimanete qua abbastanza tempo, fra una decina d'anni vedrete appunto un attacco corrosivo, dipende quanto tempo ci volete mettere, ma potete avere appunto, vedrete delle macchie di ruggine sulla... Io ci resterò, se Dio piacendo, insomma, quindi non vedete in che ruolo restate qui, per cui insomma, potreste anche augurarvi del bene, insomma. Detto questo, abbiamo poi forme di corrosione localizzata che vediamo qua appunto nella vista dall'alto e nella vista in sezione. La corrosione localizzata è molto diversa da quella generalizzata perché non prevede perdite di massa pesanti. Un pezzo che subisce una corrosione intergranulare, se lo pesate, è sempre uguale.
ma in realtà magari avete una cricca che sta penetrando all'interno per centimetri all'interno, e quindi in realtà un innesco di rottura assolutamente inaccettabile per la maggior parte dei casi. Noi abbiamo una serie, ulcere, crateri, caverne, punte di spillo, cricche intercristalline, transcristalline, transcristalline ramificate. Non vi ho messo un marker qui di quello che avete, perché possiamo avere appunto che certi fenomeni sono nell'ordine del micron, certi altri nell'ordine del millimetro, certi altri ancora nell'ordine del decimo di millimetro, sono variabili. Quello che dovete sapere però sul discorso della corrosione localizzata è che appunto la corrosione di cui non si ha una immediata contezza esteriore, se voi guardate un pezzo che sta subendo vaiolatura non dovreste accorgervi di nulla, mentre invece un pezzo corroso macroscopicamente, l'intorno vi ho messo un po' di esempi industriali, cioè ve ne accorgete, anche il più becero riesce a capire che qui c'è qualcosa che non va, insomma, sembra banale insomma, o che qui c'è un po' di corrosione, ci se ne accorge, insomma, marrone, di questo insomma non è, c'è robaccia, si vede insomma. Però diciamo che invece nel caso di corrosione localizzata tutto ciò non è assolutamente evidente, e quindi questo le rende particolarmente pericolose. Per quanto riguarda la corrosione generalizzata però, che è appunto il primo passo per poter affrontare un tipo di corrosione in generale, lo schema da considerare è quello che forse avete visto anche all'istituto tecnico, al liceo, sostanzialmente una coppia di metalli, uno più nobile e uno meno nobile, a contatto con una soluzione acquosa. Nel caso riportato in figura, se non ricordo male, ferro e rame, con una soluzione contenente cloro di sodio, una soluzione sostanzialmente che conduca elettricità. L'accoppiamento elettrico, notate bene qui c'è un aspetto fondamentale che è la parte elettrica, cioè una conduzione di carica elettrica. L'accoppiamento elettrico, fisico, la contiguità elettrica e fisica fra rame e ferro comporta che quello che in qualche modo ha una capacità di attirare a sé maggiormente gli elettroni riesca a strappare elettroni più facilmente a quello che ha una capacità inferiore. In pratica il ferro tende a ossidarsi dando luogo a questa reazione, gli elettroni persi tendono ad andare verso il rame che è maggiormente elettronegativo, tende a succhiarsi maggiormente gli elettroni, e in corrispondenza al rame avranno luogo le eventuali reazioni che qui avranno il nome di catodico, perché quelle che hanno luogo nella zona meno nobile si chiamano reazioni anodiche, questa è la reazione anodica, cioè la reazione di ossidazione. Le reazioni di riduzione, che tipicamente svolgono appunto in prossimità del catodo, sono in caso di riduzione acquosa quella relativa all'ossigeno e quella relativa all'idrogeno. Quella relativa all'ossigeno è quella che vedete qua, un mezzo 2 più H2O più 2 meno che dà 2 o meno, e quella relativa all'ossigeno, l'idrogeno, scusate, è questa che vedete qui. Quella relativa all'idrogeno avviene sostanzialmente quando manca l'ossigeno, cioè quando abbiamo acqua senza ossigeno disciolta all'interno. Guardate bene, stiamo parlando dell'ossigeno che è disciolto nell'acqua, non nell'ossigeno dell'H2O. Questo è meglio sottolinearlo perché qualche orale ho sentito delle cose brillanti. I pesciolini che stanno nell'acqua respirano ossigeno disciolto nell'acqua, non fanno l'idrolisi dell'acqua, non ridete, vi assicuro, qualche vostro collega brillante ci più una cosa in questo modo, non fanno le branchie elettrolisi dell'acqua, respirano l'ossigeno disciolto, ne ridono, sapesse che sento, per cui oggettivamente è quell'ossigeno lì quello che partecipa a questa reazione, d'accordo? Nel caso in cui questo manchi, voi dite quando può mancare? Beh, può mancare in molte occasioni, vi ripeto, non lo vedremo qui, ma può mancare in molte occasioni, può funzionare il meccanismo appunto quello relativo alla appunto con la presenza di idrogeno stesso. Nel caso di un attacco corrosivo generalizzato, le morfologie che vediamo qui sono quelle appunto notate, sono attacchi corrosivi assolutamente evidenti, non potete mancarlo insomma, cioè bisognerebbe essere proprio ciechi per non accorgersi che c'è qualcosa che non va in quei tubi. Secondo me insomma, è abbastanza evidente che c'è qualcosa che non va. Attenzione, quello che ho appena raccontato non è esaustivo per quanto riguarda la corrosione generalizzata, cioè in effetti noi abbiamo detto abbiamo due metalli diversi, quello più elettronegativo si strappa gli elettroni da quello meno elettronegativo, abbiamo in pratica il ferro che diventa anodico rispetto al rame che è più nobile, il rame diventa sede delle reazioni catodiche, il ferro diventa sede delle reazioni anodiche e il ferro si corrode. Tutto questo è meraviglioso, peccato che qui non è quello che abbiamo. Perché questo si sta corrodendo se è solamente un pezzo dello stesso materiale? Sollecitazioni lasciamole perdere, c'ha ragione, facciamo finta che non ci siano però,
perché in effetti laddove avete delle sollecitazioni, specialmente le formazioni plastiche, avete un'energia libera interna più alta e il pezzo si può corrodere più facilmente. Risposta giusta, corretta, ma ipotizziamo che il pezzo non abbia tensioni interne, lo stesso si corroderebbe. Ipotizziamo che abbia sempre la stessa struttura. Comincia da ragione, però è un po' metallurgico. Può anche quella essere un parametro, ma ipotizziamo che non sia quello il parametro. In realtà la risposta non potete darla, perché effettivamente è una risposta abbastanza difficile ed è costituita, diciamo, è collegata pesantemente a quello che è il legame metallico dentro un metallo. Un metallo come è fatto sostanzialmente? Abbiamo già visto all'inizio dell'anno, adesso dobbiamo richiamarlo. Sostanzialmente un metallo è un insieme di ioni in cui avete immerso in un mare di elettroni. Quegli elettroni di delocalizzazione che per esempio consentono il passaggio di energia elettrica. L'energia elettrica nel metallo è affidata al fatto che ci sono alcuni elettroni per ogni atomo che sono messi a disposizione dell'intero pezzo. Cioè, all'interno di un mazzo di chiavi, all'interno di una chiave, quando intenderci, l'atomino che sta qui mette in condivisione gli atomi con l'atomino che sta da quest'altra parte qui a formare un mega superorbitale. Magari ogni atomino mette a disposizione due elettroni e quindi si applica la differenza di potenziale tra qui e qui, questo atomino cede i suoi elettroni e viaggiano dentro la chiave che prende la scossa sostanzialmente. Questo che vuol dire? Io ho questo mare di elettroni, chiamato anche mare di Fermi, e come tutti quanti i mari è caratterizzato da onde, e chiaramente non sono le onde frastagliate, ma sono onde di concentrazione di elettroni. Sono elettroni delocalizzati, cioè vuol dire che non hanno una posizione precisa, hanno delle probabilità di esistere in un certo punto, in un certo momento. Se stiamo parlando di probabilità, io avrò delle zone che in un certo istante saranno più ricche in elettroni e delle zone che in un certo istante saranno più povere in elettroni. Torniamo un attimo indietro. Ipotizziamo di avere a che fare non più con questa coppia ferro-rame, ma solo con ferro, immerso in acqua. Quel ferro si corrode, quindi dobbiamo capire perché si corrode. Ma se noi su quel pezzo di ferro abbiamo delle zone istantaneamente più ricche in elettroni, per quelle tre leggi che abbiamo visto, una delle tre, quale? Quella dello spostamento, se ho una zona che ha più elettroni, mi sposta questa qua, diciamo. Ma questo lasciamo perdere. Le zone più povere in elettroni, vuol dire che io sto togliendo questo, mi spinge quella zona di qua. Cioè le zone più povere in elettroni mi diventano anodiche. Le zone più ricche in elettroni mi diventano catodiche. Questo vuol dire che in un certo istante, in un pezzo con la stessa identica composizione chimica, avrò delle zone a potenziale più basso e delle zone a potenziale più alto. L'istante dopo, queste zone a concentrazione differenziata cambieranno di posizione. Insomma, la variazione nel tempo e nello spazio delle zone anodiche e delle zone catodiche, legata alle fluttuazioni di concentrazione degli elettroni del mare di Fermi, mi comporta in pratica che macroscopicamente il pezzo mi si corrode tutto quanto. In realtà istante per istante si corrodono punti differenti del mio materiale, per il solo fatto che si tratta di un pezzo metallo. E quindi il superorbitale, che è costituito da tutti quanti gli elettroni messi in comune dai vari atomi, mi comporta macroscopicamente una corrosione del mio pezzo stesso. Corrosione che avverrà chiaramente, come diceva, più o meno spinta a seconda del materiale e a seconda della soluzione acquosa all'interno della quale è posizionato il materiale. Qui c'è un elenco, la cosiddetta serie galvanica, nel caso di acqua di mare, gli elementi più nobili, gli elementi meno nobili, ma ovviamente ognuno di questi messo da solo può appunto subire questo processo di corrosione generalizzata legata appunto alla formazione casuale nel tempo e nello spazio di microcoppie galvaniche sul pezzo stesso. Il nostro attacco corrosivo generalizzato, vi ripeto, non è l'unico caso che possiamo avere. Abbiamo coppie, attacchi corrosivi localizzati dovuti a formazione di coppie galvaniche fra due metalli differenti. Abbiamo formazioni di microcavità chiamate pit o vaioli che possono penetrare all'interno del pezzo stesso in condizioni abbastanza particolari. Abbiamo la cosiddetta corrosione sottoschermo o crevice, dove in realtà, per esempio nel caso di due piastre bullonate, in quell'interstizio molto sottile mi si possono creare delle zone molto povere in ossigeno. Mi si forma a quel punto una cosiddetta coppia per aereazione differenziale, dove appunto io posso avere un attacco corrosivo per questa generazione, per la formazione di una geometria schermata. Per esempio posso avere corrosioni in ambienti stranissimi. Questi sono ferri presi dal corpo umano,
di ferro, uno che ha avuto una rottura di una gamba, prelevati e corrosi. Osservate al microscopio elettronica scansione, guardate qui che sono diventati. In questo caso sono acquose e sangue, sostanzialmente. E vedete bene il metallo in condizioni non corrose a una superficie di questo tipo, la parte corrosa diventa questa. E qui stiamo parlando poi di una corrosione abbastanza generalizzata, d'accordo? Come proteggerci dalla corrosione? Metodi cinetici, metodi termodinamici. Per fare metodi cinetici possiamo agire sull'uso di inibitori, di rivestimenti, pitture sostanzialmente di vario tipo, smalti, vetri, plastiche, tutto quello che può in qualche modo impedire il passaggio di corrente fra il metallo da proteggere e l'ambiente esterno. Possiamo avere la cosiddetta passivazione anodica, in cui il metallo viene portato in condizioni di passivazione, cioè in quelle condizioni elettrochimiche per cui lui riesce a formare un ossido protettivo, che è quello che più o meno l'acciaio inossidabile fa spontaneamente sul petto della cucina di casa vostra. Quell'acciaio non si corrode perché nelle condizioni di utilizzo lui si trova in condizioni tali da formare uno stato passivato protettivo. Ma attenzione, quell'acciaio inossidabile, se mettete in ambienti differenti, può formare invece un attacco corrosivo, può formare ossido macroscopico, quindi può subire un attacco. Cioè l'acciaio inossidabile non è inossidabile in qualsiasi condizione, dipende in quale ambiente lo andate ad utilizzare. Per la pentola di casa, per fare la pasta, va più che bene. Metodi termodinamici, possiamo avere ovviamente la scelta del metallo. La scelta del metallo è chiara, per un'applicazione particolarmente critica, avere per esempio un metallo molto nobile ci dà qualche cosa in più. Ma è chiaro, per esempio, se dovessimo fare una piattaforma offshore e scegliere fra le varie parti ogni volta quella più nobile, ci troveremo un'intera piattaforma offshore fatta in oro, molto nobile, ma che chiaramente sarebbe inutilizzabile, e non a livello meccanico, perché l'oro non ha resistenza meccanica, e perché costerebbe un po' troppo, chiaramente, insomma. Quindi anche lì, fare il gioco di prendere il potenziale più alto a volte non è assolutamente praticabile. Oppure fare la cosiddetta protezione catodica, che vuol dire giocare con l'elettricità sostanzialmente, o con altri sacrificali, o con potenziostati in campi che appunto un potenziale particolare, portare il metallo in condizioni in cui è immune. Si può giocare in pratica sull'applicazione di un certo potenziale in modo tale che quel metallo in quell'ambiente che sarebbe pericoloso diventa sostanzialmente immune, quindi non soggetto a corrosione. Andando un po' più approfonditamente su quella parte più semplice, l'impiego di rivestimenti, ma la zincatura che vedete qui fuori come esempio tipico di rivestimento. In questo caso questa qui fuori che vedete è un rivestimento effettuato per immersione a caldo in un bagno di zinco fuso, zinco e piombo, perché c'è del piombo, anche se è illegale, l'ho registrato, ma sostanzialmente è una colpa della zincheria, noi che c'è cale. Abbiamo appunto sistemi invece basati sull'immersione in vasche contenenti soluzioni acquose con elettroliti, magari applicando un determinato potenziale riusciamo a depositare zinco, nickel, cromo, cadmio, rame. Appunto l'immersione in bagni fusi, la diffusione, la placcatura, ci sono varie tipologie. Oppure invece di utilizzare rivestimenti metallici, utilizzare rivestimenti non metallici, pitture, smalti, eccetera, 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 eccetera. Insomma, quindi avere a che fare con protezioni che, attenzione, devono però molto spesso subire anche processi, come dire, di manutenzione. La Torre Eiffel, tanto per intenderci, subisce un processo di manutenzione periodico ogni 4-5 anni, se no la mocca era corrosa, insomma, sostanzialmente, salita 100 e rotti anni, e oggettivamente deve subire un processo di corrosione. Ci sono delle specie di alpinisti che si fanno il giretto e la manutengono, se no altrimenti non funzionerebbe. Il processo di zincatura che ci protegge appunto dalle zinche ferriate che vediamo qui fuori, vi ripeto, durerà un'altra decina d'anni, tra una decina d'anni speriamo di avere i soldi per poterla smantellare e cambiare, se no altrimenti sarà marrone, la vedrete marrone, insomma. Quindi questo è un classico sostanzialmente. Vi cito ancora come ultimo dettaglio, credo ultimo quasi, beh, quasi ultimo, gli acciai inossidabili. Perché? Beh, perché l'abbiamo visto stamattina, sono bellini, hanno una grande capacità di resistenza alla corrosione generalizzata grazie alla presenza del cromo che ci dà. Non vi distraete a distanza di 6 piani. Ragazzi, voi due lassù, ditemi, che volete? Che c'è? Tutto a posto? Avvicinatevi per parlare, perché insomma, vedere due persone si parlano da 10 metri di distanza è imbarazzante. Allora, lo so che è pesante, però gli ultimi 10 minuti abbiamo finito. Però se manteniamo la concentrazione gli ultimi 10 minuti riusciamo a
terminare questa parte del corso. Vi dicevo appunto, gli acciai inossidabili hanno una grande capacità di resistenza alla corrosione generalizzata, ma purtroppo sono suscettibili di attacchi localizzati di vario tipo. E vi ripeto, l'attacco localizzato, lo ripeto ancora una volta, è un attacco particolarmente pericoloso perché normalmente non visibile. Quindi il pezzo vi si rompe improvvisamente e non sapete il perché. O meglio, lo sapete solo a valle, perché poi una volta che vedete la superficie di frattura molto spesso riuscite anche a capire cosa è successo. Purtroppo è rotto, quindi è assolutamente spiacevole. I parametri che influenzano la resistenza a quelli di questi acciai sono l'acidità del mezzo aggressivo, il pH, vi ricordo cos'era il pH, è il cologaritmo della concentrazione di ioni H+, l'acidità del vostro ambiente, tenore di anioni alogenuri. Gli alogenuri sono il cloro, il fluoro, il bromo, lo iodio e l'astato. Capite bene che l'unico veramente importante poi è il cloro, perché l'acqua di mare contiene NaCl- e quindi in pratica, essendo l'acqua di mare abbastanza diffusa nel pianeta Terra, è chiaramente un ambiente particolarmente importante. L'eventuale potere ossidante della soluzione aggressiva e, attenzione, un parametro fisico che abbiamo un po' trascurato sulla corrosione ma che può essere piuttosto importante, la temperatura. Se voi vi ricordate qualcosa di minimale della chimica, sapete normalmente in qualsiasi reazione chimica, se alzata la temperatura, quella va un po' più velocemente. Nella corrosione non è detto che avvenga questo, perché? Perché ci sono tanti fattori che intervengono. Vi faccio un esempio al volo. Se prendete una pentola e ci mettete dell'acqua e ci mettete un chiodo dentro, quel chiodo si corrode. Se quella pentola riscaldate, non è detto che vada più velocemente la corrosione. Perché? Perché se per esempio fate questa operazione con il cielo aperto della pentola, voi riscaldando, in realtà, sì, dovreste rendere più veloce l'aggressione, ma per esempio l'ossigeno disciolto va via. Il pesciolino che ci mettete dentro muore. Fate questa esperienza perché presenta la vivisezione, ma se mettete un pesciolino nella pentola e portate tutto a 40 gradi, il pesciolino muore non solo per l'acqua, perché manca l'ossigeno. Senza fare il pesce bollito, se prendete l'acqua, la bollite e poi dopo averla fatta raffreddare ci mettete il pesciolino dentro, dovrebbe morire perché manca l'ossigeno disciolto all'interno. Quindi non è detto che praticamente, non fate questa esperienza ovviamente perché si sta registrando, ma insomma sostanzialmente è un evento, si può fare insomma. Detto questo, appunto, quindi la temperatura ha un'influenza abbastanza variabile, perché appunto i parametri fisico-chimici che sono influenzati dalla temperatura non sono univocamente dipendenti dalla temperatura stessa. Qualcosa aumenta, qualcosa diminuisce, bisogna vedere caso per caso ciò che va a aumentare, ciò che va a diminuire. Quello che comunque possiamo dire con certezza è che questi acciai, appunto, sono soggetti a una serie di attacchi corrosivi localizzati, fra cui i principali sono certamente quello che viene indicato come vaiolatura, in inglese pitting, corrosione cavernosa, un parente prossimo della vaiolatura fondamentalmente, corrosione sotto sforzo. Corrosione sotto sforzo che cos'è? Una tipologia di attacco corrosivo che avviene in condizioni di ambiente abbastanza blando. Diciamo che se quel pezzo fosse messo in quell'ambiente senza sollecitazione non avrebbe problemi. Se quel pezzo fosse sollecitato solamente, senza ci fosse ambiente corrosivo, non avrebbe problemi. La sinergia fra ambiente blandamente corrosivo e applicazione di un carico anche abbastanza basso può portare il pezzo a rompere. Quella è la corrosione sotto sforzo sostanzialmente, e poi appunto la corrosione intergranulare, di cui diremo appunto qualcosina in più in questo momento. Per quanto riguarda la vaiolatura avviene con tre condizioni necessarie, non sono sufficienti in realtà per fortuna, però tre condizioni sono necessarie affinché la vaiolatura può aver ruolo: ambiente ossidante, presenza di ioni alogenuri, per esempio il cloro meno, e un metallo che abbia una zona passiva, che possa passivarsi. Questo è il caso tipico, ad esempio, di un acciaio ossidabile in acqua di mare. L'acciaio ossidabile si passiva. L'acqua di mare contiene alloi alogenuri e l'acqua di mare contiene ossigeno disciolto. Per cui tutte quelle volte che abbiamo a che fare con acqua di mare e ambiente e acciaio inossidabile, abbiamo le condizioni, e purtroppo molto spesso dobbiamo trovarci in queste condizioni, abbiamo una condizione in cui l'attacco per vaiolatura può aver luogo. L'attacco per vaiolatura è abbastanza pericoloso perché questi pit, queste zone particolari che inizialmente hanno anche dimensioni abbastanza ridotte, possono poi penetrare all'interno e poi col pezzo che è normalmente sollecitato, staticamente, dinamicamente, può evolvere a rottura il pezzo senza grande difficoltà. La cavernosa, vi dicevo appunto, è fondamentalmente molto simile al meccanismo, e la corrosione sotto sforzo è una corrosione appunto che ha luogo con un affetto sinergico fra sollecitazione blanda e ambiente blando, che messi insieme vi danno luogo a una rottura che non avrebbe luogo se aveste solo l'ambiente o solo la sollecitazione. Qui vediamo qualcosa in più rispetto all'intergranulare che abbiamo visto accennata solo stamattina. Vi ricordo, stamattina abbiamo visto i tre modi principali per eliminare il problema della corrosione intergranulare, ovvero quello di abbassare il carbonio in questi acciai ossidabili,
quello di aggiungere elementi stabilizzanti e facendo elementi di stabilizzazione, oppure quello di sottoporre il pezzo a solubilizzazione. Qui vediamo ad esempio il caso tipico saldatura testa a testa di due lastre di acciaio inossidabile, per esempio austenitico. Se noi facciamo una micrografia, osserviamo che questo acciaio appunto è austenitico, e se noi con una microsonda andiamo a verificare il tenore di cromo localmente, osserviamo che se questo acciaio, per esempio un acciaio 1810, un acciaio appunto cromo 18, 10% di nickel, questo avrà cromo 18% dappertutto. Il prossimale bordo grano, questo è il punto AA, questo è il punto, sono i punti A, d'accordo? Vediamo un crollo verticale, poi di nuovo un picco di cromo, ma attenzione, questo cromo qua non è cromo libero, è cromo legato sotto forma di carburo di cromo, e quindi abbiamo in pratica a ridosso del bordo grano una zona che ha un avvallamento che addirittura va al di sotto del limite di inossidabilità. Macroscopicamente osserveremo un attacco intergranulare nelle zone relative alla zona termicamente alterata, dove il pezzo è rimasto in zona di sensibilizzazione e appunto ha subito il processo di precipitazione di carburi di cromo, e quindi un abbassamento del tenore del cromo libero in soluzione solida sostituzionale in grado di poter fornire quello strato massimato. I tre modi per poter risolvere il problema l'abbiamo già visti appunto in occasione stamattina durante il processo, abbiamo già appunto richiamato. Qui vediamo un po' di esempi, corrosione generalizzata, insomma ve ne accorgete, nel caso di un bullone abbastanza corroso, sarei dire, insomma. Corrosione intergranulare, ve ne accorgete, guardate qua che bello questi grani scalzati quasi completamente. Vedete? Se noi andiamo a pesare questo oggetto, non ha perso quasi niente di peso, non è rilevabile con una normale bilancia, se non di quelle estremamente precise. Ma l'attacco, vedete bene che procede giù in profondità. Vagliolatura, vedete? Una sezione. Il pit ha normalmente una zona molto ristretta, la bocca del pit è piuttosto ristretta, e poi procede giù, ma poi procede, e se sollecitato fa innescare delle cricche che vanno giù in profondità. Questo per esempio lo vedete in questa zona qui, appunto, di corrispondenza di questo tubo aperto sostanzialmente. Qui vediamo in questi acciai inossidabili due casi differenti. A destra una cricca intergranulare, presumibilmente dovuta appunto alla corrosione intergranulare. Guardate qua, quando dico intergranulare si fa proprio il contorno dei grani, procede giù in profondità e seguendo il percorso a minor resistenza va giù in profondità, capite bene, quella è una rottura in corso, insomma, praticamente. Oppure una cricca transgranulare, cioè che spacca il grano, e questa è tipicamente una a delta di fiume che si ramifica all'interno del grano cristallino e procede dando luogo appunto alla rottura di tipo completamente diverso dalla precedente, insomma. Ci sono domande? Su. Prego. Quindi lo so, anche se noi per esempio andiamo una ringhiera fatta di sintratica, particolarmente esposta all'ambiente corrosivo, praticamente la parte del bullone, la parte sotto del bullone. No. Allora, sulla zincatura, io qui vi ripeto, vi ho fatto solo un giro abbastanza rapido, ci sono tutta una serie di aspetti che non abbiamo toccato. Ad esempio, parliamo della zincatura, che è proprio il caso che vediamo qua fuori, affacciamoci, insomma. La zincatura in realtà è un rivestimento di un metallo non troppo nobile, qual è il ferro, con un metallo ancora meno nobile che è lo zinco. Allora in realtà tutto va in questo modo, facciamo subito uno schema duro. Allora, immaginate che questo qui sia il ferro e questo qua sia lo strato zincato, in zincatura. D'accordo? Se fosse tutto perfetto, il vostro sistema funziona in questo modo. Anno per anno ne va via uno straterno. Questo ne va via. E così via. C'è una sua data di scadenza, sostanzialmente, per cui si sa che dopo 10-20 anni deve essere cambiato. A meno che non abbiamo una modifica delle condizioni esterne, vi ripeto per esempio il caso dei guardrail nelle zone in montagna, dove la presenza del cloro per terra e gli schizzi di automobili comportano un attacco corrosivo generalizzato del guardrail zincato molto più veloce, per cui sono marroni questi guardrail molto spesso, insomma. Cosa succede se per esempio abbiamo questo?
per qualche motivo un graffio, un'incisione, qualcosa, abbiamo un'asportazione dello strato zincato con messa a nudo del ferro sotto. Facciamo un'ipotesi restrittiva, poi in realtà cambiando questa ipotesi posso cambiare anche un po' di cose, e cioè che questo intaglio sia abbastanza ristretto, cioè praticamente lo spessore di questo è abbastanza piccolo. In pratica lo zinco è meno nobile del ferro, in pratica questo risulta protetto da questo, si continua a corrodere lui e il ferro resta protetto, d'accordo? Attenzione che giocare sulla roba più nobile e meno nobile non è banale. Vi faccio un esempio stupidissimo, ma che è una cosa che si verifica perennemente per risparmiare. Molto spesso abbiamo a che fare con strutture bullonate, per esempio. Strutture bullonate, magari con piastre, con che so, con scale antincendio zincate, ad esempio, e il bullone magari non è zincato. Chissà per quale motivo, la partita non era disponibile, hanno montato prima cosa in capitale, insomma. Voi avete qualcosa che è protetto, ma qualcosa non è protetto. Oppure un qualcosa di acciaio inossidabile a contatto bullonato con un acciaio non inossidabile. Bene, in quel caso abbiamo una zona anodica molto piccola a contatto con una zona catodica molto grande. Quel bullone viene tranciato in pochissimi mesi e la struttura collassa letteralmente. D'accordo? Quindi mai mettere qualcosa di piccolo anodico a contatto di qualcosa molto grosso catodico, d'accordo? Qui infatti abbiamo esattamente il contrario, qua abbiamo la zona catodica piccola a contatto con la zona anodica molto vasta, d'accordo? Quindi sul discorso del bullone, cosa è? Allora, se il bullone è zincato e la struttura è zincata, lì c'è solo il problema di avere una, poi un'intercapedine, diciamo, una zona in cui può dare una trafilatura di acqua e avere un ristagno, non so come chiamarlo, insomma, una gioveria schermata che può dar luogo ad attacchi localizzati anche abbastanza antipatici. Sostanzialmente resiste, anche se poi qualche cosa si vede, qualche punto di corrosione c'è effettivamente. Tipicamente non dovrebbe succedere nulla, perché lo zinco ha una capacità di protezione anodica, cioè si corrode lui, catodica, scusatemi, cioè si corrode lui come materiale, perché va a fare lui da anodo rispetto al caldo del pezzo da proteggere, e appunto va, tutto funziona come se il pezzo fosse ancora protetto. Cosa ben diversa è nel caso in cui la discontinuità è un po' troppo vasta. Qui sto facendo chiaramente uno schema di principio, ma è una cosa un po' più complicata, perché in questo caso, diciamo, questo riesce a proteggere fin qua, questo riesce a proteggere fin qua, questo non è più protetto. Pure questo dipende molto dalla conducibilità elettrica della soluzione acquosa, che è un po' più complicata, insomma. Per cui se per esempio la soluzione acquosa è poco, conduce poco, il raggio d'azione potrebbe essere più ristretto e la zona poco protetta potrebbe essere molto più vasta addirittura, insomma. Quindi possiamo avere cose un po' più complicate, insomma.